Lavoro con gli atleti di altissimo livello, lavoro con imprenditori di altissimo livello, non ce n'è uno che dice oggi sono qui perché è stata tutta liscia. Tutti ti dicono oggi sono qui grazie a questo momento, a questi momenti che per altri magari sarebbero stati un disastro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata, nuovo appuntamento dell'iceberg del successo, dove appunto parliamo non solo di quella che è la punta dell'iceberg, ma anche di ciò che è nascosto sotto la punta dell'iceberg. E oggi abbiamo un altro ospite speciale, Paci Acampora. Poi scopriremo perché si chiama Paci, ma non vi voglio svelare molto. Paci è un grande imprenditore, soprattutto una cosa che mi piace. È anche il suo lato da ingegnere, anche qui un po' nascosto sotto l'iceberg, ma diciamo vi introduco subito Paci in modo che ci dirà lui, ci racconterà lui quello che ha raggiunto e quali sono state appunto le sue storie di successo. Ciao Paci, ben Ciao trovato! Ale, ciao Ale, piacere di essere qui con te, piacere di essere qui con voi. E bello, Paci Acampora, perché Pasquale è il mio nome di battesimo, però Paci è il mondo con cui tutto il mondo mi chiama, quindi bello essere presentati così, ecco, mi sembra già super friendly Assolutamente, come fra di noi, ecco. esatto. Allora, ti chiamerò Paci, Sì. chiaramente, poi se le persone vorranno scoprire perché parteciperanno ad uno dei tuoi eventi e Sì. scopriranno la tua storia. Dovrebbero parlare con mia mamma, perché anch'io non lo so benissimo, quindi però agli eventi gli do il numero di mia mamma e quindi la ringrazio. Fantastico. Allora, noi ci conosciamo da un po', Paci. È stato, diciamo, una conoscenza prima di tutto professionale, diciamo, sul Sì? lavoro, reciproca, e poi chiaramente da lì, insomma, ci sono stati diversi punti di connessione, anche se vogliamo, cioè, di similitudini, no? Personali, se vogliamo. Assolutamente. Ecco. Innanzitutto, grazie a te anche per la disponibilità, per me è un piacere e ti chiedo subito di presentarti, diciamo, anche con qualche numero che sai che a me piacciono molto, di dove sei oggi, cioè quello che hai ottenuto oggi, dove sei arrivato, se vogliamo, così, ma velocemente, giusto per una presentazione. Ok, allora io sono l'amministratore delegato di una società che si chiama Black Chip. Ho il privilegio di guidare una ventina di scalmanati e ci divertiamo come matti a stare con la gente. Il nostro lavoro è aiutare da una parte grandi aziende, grosse multinazionali a raggiungere i loro obiettivi strategici, migliorando capacità, competenze, metodologie, strumenti delle loro persone. Dall'altra parte invece facciamo, possiamo dire, grandi eventi di formazione per liberi professionisti, piccoli imprenditori, questi solo in ambito commerciale, quindi strategie di vendita e negoziazione. Siamo una boutique, diciamo così, per darti i due numeri che a te piacciono. L'anno scorso abbiamo fatto circa 2 milioni e 4, quest'anno ne faremo circa 3, quindi siamo relativamente piccolini. Però ci piace molto l'idea di pensare e coltivare il sogno di avere impatto con le persone. Quindi questo è un pochino quello che facciamo, e poi se serve un approfondimento lo facciamo. Però questo è il nostro, più che il nostro lavoro, è il nostro divertimento. Assolutamente. Ecco, devo dire, se posso, che tu non ami essere molto sul digitale, sul web, eh? No? Nel senso che preferisci costruire l'azienda da un punto di vista proprio, cioè dall'interno, se vogliamo, no? Sì. Ecco, creare questo motore di crescita dell'azienda dall'interno. Diciamo che il social che uso di più, che mi diverte un pochino di più, è LinkedIn, che è quello che sento un pochino più vicino. Poi mi sto avvicinando vuol dire che sto cercando di capire un pochino meglio e non è detto che non si faccia qualcosa a YouTube, anche perché YouTube lo monitoro per via del TEDx, quindi ci sono sempre sopra perché mi intripa a vedere come va, come non va. Però sì, non amo tanto il social come strumento di relazione e onestamente non sono così tanto probabilmente capace ad utilizzarlo come strumento di primo contatto, mentre amo l'essere umano e quindi diciamo a me piace il contatto, a me piace la possibilità di stringere una mano, la possibilità di incontrare fisicamente le persone, quindi un po' per incapacità. Un po' per inclinazione e desiderio, partiamo da dentro, nel senso partiamo dalle persone dentro, quindi cerchiamo di coltivare relazioni meravigliose internamente e cerchiamo di coltivare relazioni di valore con quelli che tecnicamente si chiamano clienti, ma
con molti dei quali il rapporto si trasforma in amicizia. Tecnicamente io e te siamo partner, però io sto parlando adesso all'Alessandro imprenditore, naturalmente, ma il rapporto che ci lega lo sento più un rapporto di amicizia che un rapporto professionale. Ecco, mi piace giocarla così. E vedi che qua già nascono, già escono, emergono le prime, le cose, insomma, i valori importanti, no? Le relazioni interne, il team, che oggi credo sia, non sia un momento, guarda, non ci sia un momento migliore per parlare di relazioni, no? Interne soprattutto, e anche Certo. poi con quelli che, insomma, tra virgolette si chiamano clienti, ecco, facciamo così. Sì. Bello, bello. Ok, allora, dunque, questo è un aspetto fondamentale. A me quello che piace molto è che tu hai comunque un background, poi adesso ci racconterai, non voglio svelare niente, ma un background da ingegnere, quindi questo ti ha permesso di ragionare proprio come se l'azienda fosse veramente una fabbrica, cioè hai ingegnerizzato tutti i processi e questo, diciamo che credo ti faccia stare un po' tranquillo, no? Nel senso che... Sì. Ecco, è una cosa. Forse sei anche un po' così interessato al controllo? Sì, mi piace la capacità di guidare con le luci accese nella macchina e col cruscotto Esatto. affinché possiamo sapere se il motore va su di giri o no, se c'è benzina nel motore o no, se c'è l'olio. Non amo aspettarmi di essere fortunato, sono una persona vergognosamente fortunato, ma mi piace l'idea di pensare di poter indirizzare quello che accadrà nel mio futuro e se non ho strumenti per poterlo fare è molto prossimo all'andare al caso e Fantastico. quindi a me serve per il modo che ho di Certo. fare, di guidare, eccetera. Poi faccio coaching, quindi senza obiettivi e senza strumenti per misurarli io farei veramente fatica ad aiutare le persone a raggiungere i loro e sarebbe quantomeno paradossale se non li avessi per me e per il Esatto. gruppo in cui siamo. Esatto. Allora, parliamo un po' di quello che è il percorso. È stato tutto facile? Cioè, questa è un po' la domanda, no? Cioè... Voglio dire, tutti facciamo presto a vedere una persona su un palco con centinaia di persone in un'aula, con un team super affiatato, fantastico, con persone contente e così via. Però chiaramente poi non si ha mai l'occasione di raccontare un po' dietro le quinte o la storia o il motivo per cui siamo arrivati lì, cosa ci spinge. Ecco, quindi vorrei appunto da te qualche aneddoto, qualche storia, vorrei parlare con te proprio di questo. Vabbè, è stato tutto facile, la risposta facile è no, e credo che lo sappiano tutti, anche se credo che pensare che il successo di altri sia facile è una bellissima scusa Esatto. che ogni tanto ci raccontiamo per non osare abbastanza. Ma ti potrei raccontare di Paci alle elementari, cioè Paci, se io e te ci fossimo conosciuti alle elementari avresti fatto fatica a riconoscere il suono della mia voce, io ero uno di quei bambini piccolino, non che adesso sia un gigante, ma all'epoca ero proprio piccolino, piccolino, minutino, che non parlava con le persone, paura del giudizio, paura dell'errore, iper introverso. Lo sono tuttora, uno farebbe fatica a crederci, ma rimango una persona riservata, introversa, anche se poi per lavoro comunico con le persone. Quindi le prime sfide, i primi demoni sono stati quelli che in tanti di noi hanno, no? Quindi quelli in cui ti senti non all'altezza, non abbastanza e così via. E quindi il mio rifugio è stato usare la testa. Cioè, visto che la paura del giudizio no, non è una cosa buona, ma come lato positivo della medaglia ti dà la volontà di piacere. Poi la volontà di piacere a tutti non ti aiuta e ti frustra tantissimo, ma quella debolezza grande che c'era mi ha aiutato tanto a acuire la sensibilità verso le altre persone, perché per poter piacere devi capire cosa ti piace. Quindi non è meraviglioso il fare ciò che piace agli altri e magari non piace a te, però a me ha aiutato tantissimo nello sviluppare una sensibilità relazionale che forse oggi non avrei. L'altra cosa è l'ambito in cui me la potevo giocare a darmi pari con gli altri, era che se mi mettevo sotto e ci davo dentro, forse non avevo più talento, ma potevo avere più disciplina e quindi non sono mai stato un talentuoso, ma sono stato sempre molto disciplinato, anche se apparentemente non sembra, ma molto pigro, quindi ho bisogno di avere sogni grandi, altrimenti dormo molto volentieri. Non sono uno di quelli che dorme 4 ore e mezza e 6 perché caspita, a chissà cosa fare. Magari non dormo tantissimo,
ma devo avere qualcosa da fare, se no dormo molto volentieri la mattina. E quindi non è stato facile sin dall'inizio, come per moltissimi di noi, ma poi se arriviamo all'ambito professionale, anche qui sono stato fortunatissimo perché io faccio ho fatto ingegneria, ma io dico sempre, l'ho fatta molto velocemente, l'ho fatta molto bene per capire che non fosse la mia strada e per cercare il prima possibile la mia. Ho avuto la fortuna di entrare da subito in consulenza strategica e ingegneria mixata a consulenza strategica ti rovina forse irrimediabilmente il cervello, però mi ha dato questo mix la capacità di semplificare i problemi complessi e schematizzare le soluzioni a questi problemi. E questa roba io, per me è in qualsiasi cosa che faccio e mi aiuta tantissimo nel mio lavoro. Ma se tu prendi anche la mia primissima esperienza lavorativa, io ero uno dei cocchini di uno dei partner della società, quindi ero messo molto molto bene. Mi assegnano a un progetto e il mio capo non mi, diciamo così, ora con un po' di presunzione guardando indietro, però non mi sembrava che creasse un clima straordinario. Nessuno era contento, ma poi quando c'erano le riunioni sembrava che andasse tutto bene e quindi la mia prima difficoltà è stato dire al mio capo dei capi, secondo me qui non stiamo bene. E oggi si chiamerebbe mobbing e avere la mia prima azione di mobbing. Per me, io ero stato destaffato in consulenza, significa non ti assegnano nessun progetto. Io volevo lavorare, nessuno mi poteva prendere perché io ero di questa persona qua tecnicamente. E allora ho iniziato a studiare inglese come un matto in questi mesi. Poi ho detto, ho trovato un altro lavoro, o mi date qualcosa da fare, o vado a lavorare. E quindi l'altra mia fortuna è stata che da questo momento, che magari boh, per alcuni forse potrebbe essere stato grigio, io me lo ricordo come meraviglioso perché ho fatto un sacco di formazione in quei 6 mesi di destaffamento, mi hanno collocato in una startup in cui eravamo quattro, io e un'altra ragazza super junior e due senior, l'amministratore legato e il presidente in gambissima. In quella startup siamo passati da 4 a 30 nel giro di un anno e mezzo, alle lì ho fatto tre master in uno. Perché dovevo guardare tutto e quindi ancora una volta io l'ho vissuto come un periodo meraviglioso, però non facevamo orari e quindi non so se è stato un periodo tosto o no, per me splendido. Poi a 27 anni con altri quattro amici abbiamo avviato la nostra prima startup che era una multinazionale l'è diventata poi nell'ambito del turismo di lusso, ma abbiamo aperto il classico garage. I primi 18 mesi non abbiamo guadagnato un euro. Io ricordo dove vivevamo a Milano e nel tram che ci portava a casa verso 11 e mezza, mezzanotte la sera, io e l'altro mio socio eravamo gli unici due italiani sul tram. 18 mesi così, gli ultimi sei, tieni presente, eravamo abituati alla consulenza, quindi hai soldini, tutti quelli che vuoi, più di quelli che riesci a spendere perché poi metti tutti in rimborso spese e passi da non aver nulla. Il primo anno te la cavi alla grande con i risparmi e poi gli altri 6 mesi a cui non eravamo preparato, io contavo i soldini e molto spesso non bastavano. Ma ancora una volta, per me è stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché poi quando è arrivato il primo business angel, il primo investitore che ci ha dato i soldini, quindi quando siamo passati da un tugurio, quando vedevo il tugurio del Grande Fratello era figo all'epoca, siamo passati da un tugurio agli uffici in Brera, caspita, una festa straordinaria. E Fantastico. per arrivare all'ultimissimo, cioè è stato tutto facile. Noi il Covid ha messo in ginocchio in tanti, non ci ha Esatto. messo in ginocchio, ma ci ha fatto sicuramente piegare del tutto. L'anno del Covid, tu lo sai, tutta la parte nostra di eventi aveva il mese del Covid, il mese in cui hanno bloccato tutto, quindi marzo 2020, un sold out con 900 persone. Noi siamo passati da 900 persone a zero come cartafiamma, in niente. Niente. Quindi noi avevamo una linea di business da una milionata di euro all'epoca che poteva fare quell'anno a zero. E quindi ancora una volta tanto sconforto, tanta paura. E dopo una Chiaro. decina di giorni, e qui è l'importanza delle persone che hai intorno, ci siamo rimessi sotto e abbiamo ribaltato come un calzino il modello di business nostro. Quindi abbiamo messo in sicurezza finanziaria l'azienda perché non sapevamo cosa ci avrebbe aspettato. Ma poi Certo. abbiamo scaravoltato tutto. Quindi ancora una volta il Covid non posso dire che io l'abbia accolto con gioia. Ma oggi ti posso dire che grazie al Covid siamo quello che siamo. Non saremmo stati questi. Quindi Certo. lavoro con gli atleti di altissimo livello, lavoro con imprenditori di altissimo livello, non ce n'è uno che dice oggi sono qui perché è stata tutta liscia. Tutti ti dicono oggi sono qui, grazie a questo momento, a questi momenti,
che per altri magari sarebbero stati un disastro. Ecco, ma come gestisci questi momenti di difficoltà? Cioè, tu avevi il sold out a 900 persone a marzo e l'evento prima quante persone avevi? L'evento prima, tagliata male, saranno stati 450-500 persone, Ale. E quella è un Quindi pochino la stiamo parlando progressione. che era un Quindi, momento importante nella crescita aziendale dove avete raddoppiato il numero di persone all'evento. Quindi non è solo, vabbè, facciamo 900, cioè avete fatto, cioè, quindi immagino l'entusiasmo, no? Nel dire cavolo, non vediamo l'ora di fare questo evento, bam, tutto chiuso. paura, cioè la prima cosa è stata inconsapevolezza, perché l'evento era a marzo, la prima cosa è stata, hanno chiuso tutto, ho detto vabbè, lo posticipiamo di 20 giorni, tanto che caspita vuoi che sia, e Esatto. quindi eravamo tranquillissimi, ma proprio tranquilli, non si riapre dopo 20 giorni, l'abbiamo ancora posticipato ad aprile, e tanto tra me e me mi sono detto, tanto se non ci fanno fare un evento ad aprile, non io, il paese ha un problema molto più grosso. E poi caspita, sì, c'è stato un. E quindi quando ho realizzato, perché poi essendo anche un inguaribile ottimista, a volte sottovaluti un po' quelli che sono le sfide che ci sono, ma anche se non so veramente chi in quel momento lì aveva chiara la dimensione del Esatto. casino in cui stavamo andando. E quando ho iniziato a capire un po' meglio, quando abbiamo iniziato a capire un po' meglio che la situazione non era proprio rosea, i primi 2 o 3 giorni paura, Ale. Cioè, noi avevamo una macchina da guerra, noi stavamo facendo più 50% con il business delle grandi aziende e quasi un per due con gli eventi. Cioè, Esatto. eravamo in un periodo non figo, di più. E Di esplosione, esatto. lì ho imparato una cosa che forse la sapevo anche prima, ma quella cosa lì l'ho consapevolizzata molto, ed è le persone con cui vorresti saltare fuori da un fosso, te le devi scegliere quando tutte le cose vanno bene. Cioè, le persone che ti arrivano vicino quando le cose vanno bene, arrivano le persone più disparate. Ma secondo me la selezione va fatta con quali di queste vorrei trovare ancora vicino quando le cose vanno, potrebbero andare a scatafascio. Bello. E lì non è stata una scelta consapevole, ma le persone che avevo vicino, con le persone che avevamo vicino, mi hanno fatto una roba da giù di testa. Quindi ci siamo veramente ricompattati, riuniti. Abbiamo fatto 2 giorni pieni, ti potrei descrivere il dove eravamo, il dove era la lavagna, il dove erano i posti. Abbiamo ricambiato il modello di business. Ecco, quel momento lì è stato tostissimo. Dal punto di vista di business, ma è stato anche tostissimo dal punto di vista delle persone. Cioè, in Black Sheep abbiamo avuto uno scossone lì, perché noi siamo un'azienda, credo che oggi si chiami full remote, cioè non abbiamo mai, da quando si è nati nel 2013, non abbiamo mai avuto una postazione, eccetera. Certo, abbiamo gli uffici, chi ha piacere può venire in ufficio, ma tutti possono lavorare da dove vogliono, definiti gli obiettivi come vogliono, quando vogliono, eccetera, eccetera. E Certo. per noi gli eventi, e per motivi vari, ce n'è almeno uno al mese, gli eventi erano quasi come dei team building, quindi tecnicamente era lavoro, ma per noi andavamo a Gardaland. E quindi quegli eventi ci davano di nuovo il gusto di stare vicini, di ricompattarci, e quindi a ogni evento noi diventavamo più forti. Era come gli spinaci per braccio di ferro. Ecco, a noi hanno tolto gli spinaci per 2 anni quasi. E Cavolo. quindi sì, ti vedi su Zoom, va bene. Però noi, come ti dicevo prima, noi ci contaminiamo fisicamente, cioè noi stiamo proprio bene insieme. Noi siamo un gruppo di amici che lavora insieme. E quindi era come se avessimo avuto la criptonite nelle relazioni. Quindi alcune cose che sembravano andassero bene, poi magari non andavano così bene, alcune persone si sono allontanate, ma con quelle che sono rimaste, cioè, quella roba lì è figa. Fantastico. Oggi, col senno di poi, è figo. E ti dico l'ultima mia interpretazione. Per me, quando arrivano quei momenti, quando li racconto ai professionisti, agli atleti, alle aziende con cui lavoriamo, quei momenti di down, io li chiamo successo in potenza. Cioè, è potenzialità di successo. È come dire,
L'esempio classico che si fa è se stai sempre sulla punta di piedi, più in alto di così non puoi andare. Per andare più in alto devi saltare, per saltare devi piegare le gambe. Facile da dire, molto meno facile da fare. Allora io non cerco di piegare le gambe da me, ma a volte la vita te le piega. Ecco, per me le persone che hai intorno sono il team con cui è più facile saltare. Assolutamente, bellissimo, bellissimo. Questo è veramente un bell'insegnamento, vedi, a volte sì, chiaramente non ci aspettiamo e non speriamo di avere dei momenti di difficoltà, però cavolo, quanto siamo più forti dopo aver passato quel momento di difficoltà, ma anche più consapevoli, perché giustamente finché va tutto bene, le persone che hai intorno non sai perché ti sono vicino, se veramente, diciamo, dal cuore o... Perché magari c'è business, Certo. perché gli fa comodo, perché c'è un doppio... E questo è veramente un bell'insegnamento che ci hai raccontato, insomma. E poi come avete continuato a gestire questa cosa? Cioè, come hai continuato a gestire un po' il discorso del non evento? Perché ovviamente io so bene cosa significa organizzare degli eventi e utilizzare quegli eventi come momento aziendale anche interno di team building, perché rafforza e dà un'energia Certo. pazzesca a tutto il team e all'azienda. Ma nel momento in cui sei bloccato e non lo puoi fare, cavolo, le persone che erano abituate ad un certo stile, diciamo, di lavoro, un approccio e così via, poi cambia. Quindi come l'hai gestito dopo? Cioè, nel periodo in cui non si potevano fare gli eventi o comunque è durato Chiarissimo. un po'. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista finanziario. Ok, quali E lì, sono le attività che avete fatto in questo caso? banche. Ok, tieni presente che il Covid, grazie a Dio, non è arrivato quando noi eravamo una startup. Quindi, Certo. decimo 2013, Covid 2020, in 7 anni, secondo me, proprio per quegli strumenti lì, se sei bravo, hai un po' la testa sulle spalle, non ti dovrebbe spaventare un anno. Non so come dire. Cioè, Certo. quindi noi eravamo sufficientemente solidi. Siamo andati in banca a mettere a posto eventuali ulteriori problematiche, quindi eravamo a posto per un anno. Noi per un Perfetto. anno potevamo lavorare zero, avendo tutti i costi pagati, tutte le persone pagate, eccetera, eccetera. Benissimo. Poi, grazie a Dio, la banca non l'abbiamo mai usata, perché poi pian piano si è ripreso, il remoto, eccetera, eccetera. Però la prima cosa è stata, ci diamo tempo per pensare, cioè non vogliamo agire spinti dalla paura. E un anno per noi era tanto. L'altra cosa che abbiamo fatto è stata, rivoluzioniamo il modello di business, cioè prima eravamo una macchina da guerra, per quelle condizioni, caspita, è accaduta una condizione che ha mandato all'aria almeno un pezzo grande del nostro modello di business. E quindi abbiamo detto, che cosa possiamo fare se questa roba si ripresenti? Da lì è nata tutta la parte di Black Cube Virtuale, il campus, il grande marketplace che stiamo mettendo in piedi con le persone che ci sono vicine per creare contatti, per creare relazioni, eccetera, eccetera. Abbiamo iniziato, come in tantissimi, anche se molto dopo, per capire come poter funzionare, a erogare in una nuova modalità, quindi non ci siamo limitati a prendere quello che facevamo, l'abbiamo trasportato online, non mi è mai piaciuto, ma abbiamo creato un nuovo modo di fare la nostra formazione online e tutto il resto. Ma poi la cosa che abbiamo fatto, che ci ha dato un'energia enorme, è stato, noi avevamo la nostra azienda in salvo, diciamo così. Poi avevamo quei due macro target di clienti, grandi aziende, grosse multinazionali, piccoli. Il ragionamento che abbiamo fatto è a chi ci dedichiamo se non possiamo dedicarci a entrambi. E ci siamo detti, grandi aziende e grosse multinazionali possono fare a meno di noi. Cioè, hanno McKinsey, hanno Price, hanno EY, cioè possono permettersi di avere consulenti che magari gli danno qualche dritta in più. Ma i piccolini rischiano di essere soli come magari eravamo noi quando quest'onda ci ha colto. Quindi abbiamo detto, ma perché non facciamo una cosa? Invece degli eventi che avremmo dovuto fare fisicamente, per tutti i piccoli imprenditori che hanno piacere, voglia e che noi conosciamo, ci mettiamo a loro totale e completa disposizione per mappare, modificare, innovare il loro modello di business. Ed è venuto fuori un percorso da pelle d'oca, 4 mesi, in cui ci vedevamo quasi tutti i giorni con questi ragazzi. E ovviamente era totalmente gratuito, cioè abbiamo ricevuto tanto in questi anni, ne abbiamo ricevuto anche da voi, questa è una cosa che facciamo per noi, non per voi, per noi, perché Tutti. il nostro modo di vedere i clienti è, caspita, se
è una famiglia allargata. Quindi in Fantastico. questi 4 mesi, immaginati, avevamo tutti un sacco di tempo. E allora ci vedevamo quasi quotidianamente e abbiamo mappato, innovato e integrato 130 modelli di business. Quindi per loro è Wow. stata una figata galattica, per noi è stato una spremuta di esperienza che magari ti fai in 5 anni, perché quando hai il tempo per mettere mano a Esatto. 130 modelli di business in 4 mesi, capisci? Cioè, Ale, è stata è come dire, voglio imparare l'inglese, faccio 2 volte a settimana un'ora di inglese o faccio 4 mesi in Inghilterra, caspita. E quindi è stato bellissimo perché con queste persone abbiamo creato un legame, credo che oggi è indissolubile. Noi abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa e allora abbiamo dato una mano concreta, non solo a stare in piedi, ma molti di quelli a prosperare. E quindi è stata una cosa meravigliosa perché Bello, ci ha tenuti bellissimo. impegnati, ci ha scaldato il cuore. Nel frattempo le grosse multinazionali di tanto in tanto qualcosa, soprattutto online, si stava riprendendo a fare. E così, nelle finestre temporali in cui c'erano le riaperture, è accaduto che tutte le persone che avevamo aiutato, poi caspita, ci hanno aiutato. Ah, certo. E quindi quando Bello. c'erano eravamo veramente una squadra. E quindi non riparti più da zero, perché riparti prossimo allo zero. In realtà, comunque, tutti quei contatti lì, quelle persone non è che non sono più venute, non ne sono venute 900, ma 200, 300, magari sì, però era come dire: io gioco con uno stadio vuoto o gioco con 80.000 persone che ci supportano. Ecco, noi Chiaro. avevamo 130 imprenditori che facevano il tifo per noi, cioè abbiamo veramente creato un qualcosa in cui ti do tutto quello che posso, in cui mi dai tutto quello che puoi. È come quando fai le feste tra amici, tu porti i primi o porti i secondi, avanza sempre della roba. Ed è Fantastico. stato meraviglioso. Quindi poi siamo ripartiti così, e con le persone che sono rimaste il rapporto è stato ancora più forte, naturalmente. E da lì, con il meccanismo, riparti con gli eventi, riparti con le referenze, le persone che poi presentano altre persone. E quindi oggi, il prossimo evento a settembre, siamo ritornati dopo 3 anni a quei 900. Ecco, ci abbiamo Beh, messo 3 anni. anche qualcosina di più, anche un pelo di più. Sì. Tipo? Beh, tipo, allora diciamo che noi ne abbiamo Il chiuso doppio. una a 5,50 sold out, perché abbiamo cannato la sala, cioè ce ne aspettavamo mesi, meno, 3 mesi prima dell'evento, l'ultimo abbiamo fatto sold out a 5,50, ma il prossimo è da 900, ma solo perché il tema è: potremmo magari prenderne 2.000? Forse sì, però poi non so se riusciamo a gestirli così. Quindi il tour che abbiamo a giugno toccherà 2.000-2.500 persone. L'evento, quello che era sold out a 900, lo ribadiamo con 800-900 persone. Però Fantastico. le 4 tappe prime toccheranno un paio di migliaia di persone, 2.500 persone in 4 tappe, quindi è tanta roba, non le abbiamo mai fatte questi numeri qua, mai Esatto, fatti. assolutamente, assolutamente tanta roba. Comunque bellissimo, bellissimo quello che è successo durante questa, diciamo, come al solito, no? Quando uno dice sì, le difficoltà sono sempre delle opportunità se le sappiamo cogliere, e questo è l'esempio di come siete riusciti a trasformare un momento assolutamente nuovo, incerto, insicuro, in un'opportunità di ripartenza, perché poi alla fine Certo. avete in qualche modo così donato il vostro tempo, ma senza aspettarvi niente, perché poi alla fine chiaramente non potevi sapere cosa effettivamente poi ti sarebbe tornato, giusto? Cioè, quindi hai investito sulla creazione di valore e di relazioni, e automaticamente poi c'è stato uno scambio, perché ti è ritornato Assolutamente. indietro, ed è stato il punto d'appoggio per ripartire.